Non manca davvero nulla alla nuova KTM, un bicilindrico molto potente, 150 cavalli e ricco di elettronica. E poi c'è tanta versatilità, una ciclistica molto equilibrata con gomme larghe ma cerchi a raggi, e davanti abbiamo il 19, per cui tutte le sue concorrenti sono avvisate, a partire dalle italiane Ducati, Aprilia, che puntano tutto sulle prestazioni, la tedesca BMW GS che punta sulla versatilità, e le giapponesi molto molto comode. Ebbene, nella nuova Adventure c'è tutto questo. Andiamo a scoprirlo sulle strade di Tenerife. Il motore, un vero gioiello, fluidissimo fin da 1500 giri e con una progressione impressionante fino a 10.000 giri. Se non ci fosse un elevato tasso di vibrazioni tra 6.500 e 8.000 giri, questo bicilindrico sarebbe il top per unire esigenze sia turistiche sia sportive. Davvero sopraffina l'elettronica che gestisce il motore, non solo quello. Eccezionale davvero il traction control. Interviene con dolcezza, con puntualità, ma non è mai invasivo. La posizione di guida è buona. Si fatica a toccare con le punte dei piedi a terra. In compenso però, pedale e manubrio sono posizionati perfettamente. Arriverà dai concessionari tra poche settimane, 14.300 euro indicativi chiavi in mano per la versione base, la versione con le sospensioni elettroniche, cioè quella che chiamiamo Adventure, costerà circa 15.100 euro chiavi in mano.